Clubhouse del Marco Tomaselli con Sonia Orlando. Allora, innanzitutto iniziamo a parlare del progetto scolastico Fantaboschi, una novità in casa Nissa Rugby. Raccontaci di questi 3 mesi che ci aspettano. Allora, ci aspetteranno tanti giochi e divertimento, sorrisi da parte dei bambini e sicuramente impareranno a giocare a rugby e allo stesso tempo fare psicomotricità. La peculiarità dei piccolini nell'apprendere i segreti, chiamiamoli così, della pallovale, quali sono le chiavi per scardinare la loro attenzione? Farli divertire, quindi anche fargli creare i giochi anche a loro, quindi diamo a disposizione palloni, cerchi, cinesini e poi da lì loro si possono creare anche giochini, seguendo sempre le linee guida della maestra in questo caso. Progetti didattici e scolastici sono tanti in casa Nissa Rugby, si punta molto sul sociale, sul territorio e anche sul reclutamento. Sì, infatti questo serve per reclutare più bambini possibili, quindi farli venire anche al campo, quindi stare un po' all'aria aperta e anche giocare, interagire con altri bambini, quindi socializzare con altre.